Eccoci, buongiorno, a Nadia Terranova, un altro dei piccoli incontri virtuali, online, non so come definirli, del caffè degli autori virtuali. No, domani, cioè la prossima volta mi porto un caffè vero, così almeno. Allora, abbiamo poco spazio, nessuno spazio fisico, un po' di spazio appunto online e cerchiamo di sfruttarlo a meglio. Io l'idea che mi è venuta, diciamo, in questi giorni per queste occasioni è quello di cercare di, come dire, affrontare la realtà di petto, affrontare il mondo di petto in questo momento così strano, drammatico, bizzarro, inusuale, inaspettato, come trovarsi nel pieno di una pandemia, niente di meglio che i libri per ragazzi, che i libri, poi quelli per ragazzi e più in generale la letteratura per poterne uscire fuori. Diciamo, questo è un po' il filo conduttore che sto cercando di dare a questi incontri, anche con Marino Sinibaldi, con Cristian Raimo. Con Nadia Terranova io vorrei parlare, non dico esclusivamente di letteratura, perché poi si parla di libri, si parla di scuola, cioè di tutti i momenti dove come dire, concentrare l'attenzione o spingere a che venga concentrata l'attenzione. Ma la chiave di volta di tutto ciò è la letteratura, secondo me. Proprio come concetto alto, come importanza alta. E io questo lo dico ogni volta, Nadia, che ci incrociamo, ci incontriamo, soprattutto a Bologna, la mia, diciamo, l'amicizia, tutto quanto, ma diciamo, la punta di diamante della mia stima per te è il fatto che tratti la letteratura per ragazzi nello stesso identico modo con cui tratti la letteratura per adulti, che non è quella pornografica. Perché è così che va trattata. E se un po', la mia prima provocazione è questa, se un po', il mondo si accorgesse di questa non differenza, di questa non distanza tra la letteratura per ragazzi e la letteratura, per grandi, si accorgerebbe che alcuni libri per ragazzi dicono delle cose molto importanti anche, agli adulti, e che farebbe molto bene ad alcuni adulti, leggere alcuni libri, per ragazzi. Io non so se questa cosa ti torna, come, la collochi appunto in questo momento, nel quale tu mi sembra sei, non voglio dire frenetica, ma insomma molto, molto attiva, molto presente, cioè, non so se hai consapevolezza, una consapevolezza politica di tutto ciò, però cerchi di fare ancora una volta al meglio, non voglio dire il tuo lavoro, perché è anche un lavoro, ma insomma di portare avanti la tua missione, o sbaglio? Allora, intanto è d'obbligo cominciare in maniera speculare, ricambiando esattamente quello che tu hai detto di me. Io potrei rigirarlo esattamente verso di te, proprio come uno specchio, e dire che anche per quello che mi riguarda, la punta di diamante della stima nei tuoi confronti è questa certezza, questa proprio certezza epidermica da quando ho cominciato a leggerti, poi ci siamo conosciuti, che il tuo modo di trattare e di scrivere la letteratura per ragazzi non sia per niente inferiore, ma in tutti i sensi, anche a volte inferiore in quel senso paternalista che abbiamo visto anche nei migliori scrittori, a volte quando scrivono qualcosa per ragazzi. Ma appunto quello che io ho amato dei tuoi libri e che amo dei tuoi libri per ragazzi è stata questa anche grandiosità dei temi, delle scelte e anche del lessico. Secondo me, io parto da qui non soltanto per farti un complimento, ma anche perché oggettivamente questo mi sembra un tema oggi. Cioè, oggi io non faccio altro che sentire adulti che si lamentano perché i ragazzi non leggono, i ragazzi non leggono abbastanza, i ragazzi non sono interessati alla lettura. Quegli stessi adulti sono oggi quelli che hanno passato buona parte del nostro periodo di reclusione attaccati ai telefonini, ai social, alla messaggistica, contro cui io lo ripeto sempre perché poi sennò sembro una luddista, non soltanto non ho nulla, ma li ho tutti. Oggi è uscita, in questi giorni è uscita una mia intervista sul sito dell'inchiesta
intervista intitolata La dieta culturale, in cui mi chiedono qual è il mio social di riferimento, io dico tutti con moderazione, nel senso che non soltanto non c'è nulla di male a usare i social, ma anzi possono essere un grandissimo amplificatore di contenuti, appunto, amplificatore di contenuti altri, non, a mio avviso, produttore di contenuti, ma questo ci porterebbe lontano. Questo anche per ricollegarmi a quello che dicevi tu a proposito della mia attività. Allora, innanzitutto, restando appunto su questo, gli adulti si lamentano che i ragazzi non leggono, ma innanzitutto non si preoccupano più minimamente di leggere loro, e quindi noi sappiamo perché funziona così. Se io mi siedo in poltrona e leggo un libro e lo leggo per un'ora, per 2 ore, alla fine non soltanto i bambini che vivono in quella casa, i miei figli, i miei nipoti, i miei alunni che mi vedono, ma persino i miei gatti alla fine mi imitano, nel senso che l'essere umano è un essere emulativo, cioè soprattutto dal più piccolo al più grande si va proprio in una dimensione di voglio fare quello che fa la persona che ho accanto, che stimo, che mi nutre, con cui sono in conflitto, ma che comunque rappresenta per me il primo confronto, no? Quello dentro casa. La seconda cosa che è successa è stata appunto che, avendo molto tempo a disposizione in questo periodo storico, io diciamo. Sì, in effetti ho scritto per rispondere alla seconda parte della tua domanda. Ho risposto tanto, ho risposto così alla pandemia, scrivendo tanto, perché venivo da un paio d'anni in cui, un po' per la finale del premio Strega, un po' per altri motivi che ovviamente hanno a che fare anche con insomma, il lato bello dell'azienda culturale, i festival, gli incontri, senz'altro la Fiera di Bologna è un appuntamento che in senso fisico mi manca e ci manca tantissimo, però il risvolto positivo della medaglia era per uno scrittore poter esplicare quell'eterno lockdown che in realtà ha dentro, e quindi l'impressione che io sia più presente, in realtà perché sono stata meno presente, quindi mi sono dedicata molto di più alla scrittura, e devo dire che questo mi ha reso profondamente felice. E nel dedicarmi ancora di più alla scrittura, sì, ho ancora una volta notato che appunto poi nello scrivere per ragazzi, forse perché questo anno e mezzo ci hanno insegnato quanto abbiamo dovuto anche parlare con i bambini, anche più piccoli, di quello che stava accadendo, soprattutto all'inizio di questa onda anomala che ci ha investito, quanto appunto fosse necessario produrre o provare a produrre adesso con tutta l'umiltà del mondo dei testi che fossero il più possibile ricchi, complessi, ma anche che non parlassero di pandemia. La pandemia credo non sia comparsa in nessuno dei libri che ho scritto, ma ho sentito ancora di più il dovere dei testi complessi, che è poi, per concludere, ancora una volta una delle ragioni per cui questi benedetti bambini e ragazzi, gli adulti dicono che non leggono. Ma se gli si danno loro soltanto dei testi edulcorati, epurati da tutto, senza nessun interesse, senza nessun argomento scottante, perché un bambino dovrebbe leggere? Un bambino legge perché vuole un argomento scottante, e se l'editoria va in senso contrario, che gli argomenti scottanti li toglie, perché se noi gli adulti, e intendo soprattutto gli insegnanti, i genitori, si spaventano di veicolare quei contenuti, più sono lisci quei libri, meno i bambini avranno voglia di leggerli. Sì, in questo sono molto più severi degli adulti che invece si accontentano di libri facili, illudendo Sì. gli editori di far bene il loro lavoro. Ma non entrerai in questa polemica, se no. E, no, mi veniva, cioè, a parte una nota personale, io durante il primo lockdown, quello più rigido, anche quello più psicologicamente d'impatto, avendo 3 figli, è stato molto, molto faticoso trovare un equilibrio. Ovviamente la risorsa dei film, dei videogiochi, della PlayStation era abbastanza vitale, no? Per un genitore. Però diciamo, l'esigenza era quella di un equilibrio. Dopo che tu gli hai fatto vedere un film, digli leggiti un libro, non è facilissimo, questo per onestà, diciamo, pedagogica. Io alla fine mi sono messo lì e ho letto il GGG di Roald Dahl. Ma l'ho letto nel senso che mi mettevo nel mio lettone matrimoniale e incominciavo a leggere ad alta voce. Dopodiché loro sono arrivati. Cioè,
certo, non lo facevo mentre vedevano un film in televisione, però nel Tana libera tutti io leggevo ad alta voce ed è incominciata questa consuetudine a cui loro alla fine tenevano abbastanza di ascoltare una storia. Quindi infatti io ogni volta che mi dicono ah, come faccio a far leggere i miei figli, la risposta è leggi. Non ci vuole proprio molto più che mettersi lì a leggere. Però, chiusa la parentesi personale, mi chiedevo, quando dicevi ho scritto durante la pandemia, mi chiedevo se il segreto l'hai scritto durante la pandemia, la quarantena, diciamo. Il segreto è questo libro uscito da poco, mi sembra, con Mondadori, eccolo, vedi, bravissima, con delle tavole. Cioè, tu sei una brava scrittrice, ma Mara Cerri, io quando dirigevo la collana Pereo, ho fatto forse il primo libro che lei ha fatto, poi ne ha fatto un altro in parallelo con Orecchio Acerbo, ma insomma è un'artista veramente, mi emoziono solo a ripensare al suo lavoro. E tra l'altro questo è un libro abbastanza particolare perché non è un racconto illustrato, è un racconto e delle illustrazioni in cui il racconto si interrompe con cominciano le illustrazioni e in un'altra occasione magari parleremo più approfonditamente di com'è questo scambio tra il testo e l'immagine. Però questo libro racconta, senza svelare troppo, senza fare lo spoiler, diciamo, perché assolutamente va visto, va scoperto, va sfogliato, cioè bisogna proprio entrarci dentro un libro del genere. Però questo libro racconta di un segreto che viene sotterrato, no? E a me la prima cosa che mi è venuta in mente, anche senza sapere quando è che lo avevi scritto, ma insomma leggendolo nella nostra attualità, è che i bambini, anzi i ragazzini, come direbbe Elsa Morante, sotterrano le cose importanti e che proprio le mettono dentro la terra, no? Con un atto che potrebbe essere interpretato su un piano psicanalitico da qui ai prossimi 3 giorni di riflessioni. E il pensiero che mi è venuto è che bisognerebbe andare a scavare un po' intorno ai bambini e vedere che cosa hanno sotterrato, sempre con l'idea legata ad Elsa Morante, no? Del mondo salvato dai ragazzini. Cioè io ho nettissima la sensazione che se non partiamo dai bambini e ancora di più dai giovani, dalle nuovissime generazioni, non troviamo il modo di uscire fuori da questa pandemia. Io non so qual era l'intenzione che tu avevi, che tu e Mara, perché è un lavoro a 4 mani, avevate nello scrivere questo libro, ma io al di là appunto della trama, no, dei comunque, questa cosa molto bella con cui inizia il libro, dei baci rotti. Ma la prima cosa che ho pensato è questa: i bambini sotterrano le cose più importanti e bisogna andarle, no? Forse non a tirare fuori, ma ad annaffiare, ad accudire e curare come fossero delle piante. È proprio così, non l'ho scritto però durante la prima quarantena, ma l'ho scritto, diciamo, lo scorso autunno, e l'ho scritto precisamente in una residenza, che è una residenza per scrittori di Beatrice Monti della Corte, che è la vedova di Gregor Fornazzori. Lei ha questa splendida residenza in campagna vicino Firenze, dove ha sempre ospitato scrittori da Bruce Chatwin a Margaret Atwood, e da qualche anno si è aperta gradualmente anche agli scrittori italiani. Io sono stata, credo, la seconda scrittrice italiana a essere invitata per un mese, dove lei appunto offre ospitalità. È un splendido posto dove scrivere, completamente isolato in un bosco. A questo isolamento aggiungici che era il momento in cui appunto stavano richiudendo tutto, quindi dalla, insomma, un po' più ampia libertà dell'estate stavamo passando di nuovo ai coprifuoco, alle chiusure dei luoghi pubblici.
pubblici, eccetera, e io vivevo dentro questa torre, scrivevo appunto nello studio dove avevano scritto prima di me Carrère, Chatwin, Margaret Atwood, quindi anche con una certa ansia da prestazione. E l'atmosfera campestre era assolutamente favorevole affinché io terminassi questo lungo racconto che avevo iniziato poco prima di partire e che era nato da una mia idea, di cui appunto anche già l'anno precedente avevo parlato a Mara e a Mondadori e che poi aveva portato all'ideazione di questo libro. Io ho effettivamente seppellito un segreto nella terra su suggerimento di mia nonna quando ero piccola. Non ricordo più che segreto fosse, a differenza di Adele, la ragazzina del libro, che invece lo rivela alla fine, e alla fine appunto si ricongiunge. Queste due storie parallele che Mara e io abbiamo creato, e volevo di quell'immagine, esattamente quell'immagine che poi è appunto questa che vedete in copertina, che è stata la prima illustrazione che Mara ha fatto quando le ho raccontato la mia idea. Volevo creare una storia parallela. Io ho inventato una storia a partire da questo dato della mia esperienza, chiaramente una storia in cui, come sempre, mi succede, saccheggio parti della mia vita, ma anche le cambio tantissimo, è diventato un altro personaggio, Adele, la sua di nonna, eccetera. E ho affidato a Mara Cerri la parte onirica di questo racconto, ovvero dopo che Adele sussurra il suo segreto alla terra, in questa collina isolata dove lei abita con la nonna, cominciano ad accadere delle cose. È una collina appunto dove già ci sono delle ombre, ci sono delle presenze, la nonna è una strega forse, chissà, ci sono dei gatti di una dinastia antica, insomma c'è un'atmosfera molto già predisposta al visionario. E a quel punto Mara parte con una storia sotterranea in cui questo segreto piantato nella terra germoglia e produce creature e diventa accoglienza per altre creature. Tutta la collina sembra essere appunto in ascolto di questo segreto, che crea un altro mondo parallelo. Contemporaneamente, nel mondo della superficie, ad Adele accadono delle cose, sono delle cose che poi appunto accadono a tutti i bambini, cioè si innamora di un gruppetto di amiche, nel senso che proprio per me poi quel tipo di amicizia, e lo sappiamo bene, è una forma di innamoramento, vuole diventare amica di queste ragazzine al punto da non riconoscere che queste ragazzine decisamente non fanno per lei, sono in realtà un piccolo gruppo di bulle. E invece poi piano piano scopre l'amicizia vera, scopre come è possibile ascoltare i suoi sentimenti, insomma, a tutti gli effetti fa un piccolo percorso di formazione, un piccolo grande percorso di formazione in realtà. E alla fine le due storie si ricongiungono, mostrandoci che avere affidato i propri segreti alla terra, in realtà, come dicevi giustamente tu, significa averli dati a qualcuno, a qualcosa, a un'entità che in qualche modo riesce a prendersene cura. Perciò non è un buttarli via, ma al contrario, un grande atto di fiducia. Da qualche parte dentro di me c'era anche, proprio perché vivevo in quella condizione di assoluto isolamento mentre scrivevo, e nella letteratura inevitabilmente finisce anche ciò che stai vivendo, oltre che quello che ripeschi dalla memoria e oltre che quello che crei con la tua immaginazione, c'erano queste giornate in cui che io passavo in quasi completa solitudine, facevo queste lunghe passeggiate nel bosco, sempre. E ascoltavo davvero i ghiri, le scimici, anche gli animali più assurdi, più lontani dalla città, che sono finiti infatti un po' tutti nei capitoli, ma soprattutto ritrovavo, e di questo sono stata molto contenta, una forma di fiducia nella natura, che è diversa anche da quel tipo di ambientalismo militante che puoi avere stando in città, sapendo chiaramente che cosa è giusto per l'ambiente, cercando di farlo, ma quando vivi per tanto tempo consecutivo completamente immerso in una dimensione di natura, il tipo di rapporto che si stabilisce tra te e tutte le esistenze vegetali, animali, creaturali, direi, che ci sono intorno, diventa diverso. Non c'è più neanche bisogno di affermazioni politiche, perché è tutto talmente spontaneo e viscerale che sentirti parte di quel mondo è naturale come bere un bicchiere d'acqua. Ed era questa la consapevolezza che volevo trasferire ad Adele, che ogni giorno viveva questo slittamento tra lo stare in questa collina, dove anche trovare appunto una scimice nel letto, dei peli di gatto nel budino era naturale, e invece il mondo scolastico dove lei andava ogni mattina, dove tutto era giudicato molto più severamente, anche con le nevrosi che abbiamo noi umani vivendo lontani dalla natura.
Ma è una sorta di ambientalismo poetico, mi viene Sì. da De Cinichè. Ma la domanda è: non sarebbe, cioè, un po' retorica, però vorrei non essere solo a pensare a questa cosa. Non sarebbe necessario che gli adulti recuperino, proprio politicamente, mi viene da dire, no? Cioè che l'ambientalismo politico recuperi questo ambientalismo poetico che i bambini continuano, immagino te nello scrivere, Maga nel disegnare, no? Uno si fa bambino in un certo, tu recuperi appunto, no? Questa cosa di tua nonna, non è davvero lì, e quindi in un certo senso lo strumento è la letteratura per ragazzi. E guarda, non è un caso che al centro di questo libro c'è una poesia di Giovanni Pascoli che tutti noi ricordiamo per il suo fanciullino, proprio appunto, che è il Gelsomino Notturno. A un certo punto Adele a scuola viene chiamata a commentare il Gelsomino Notturno insieme alla sua classe e si accorge che i Viburni sono qualcosa che lei chiama in un altro modo, ma sa che cosa sono, che quell'ora crepuscolare in cui il poeta dice l'ora che pensa ai miei cari, è qualcosa che anche lei, i cui genitori sono morti, come nella migliore tradizione della letteratura per l'infanzia, lei è ovviamente orfana e cresce con la nonna, e quindi anche per lei c'è quell'ora del crepuscolo, appunto, che è l'ora in cui pensa ai suoi cari. È proprio ambientalismo poetico quello che fa Pascoli in quella splendida poesia che io riporto e che diventa anche il centro narrativo, perché attraverso il commento di quella poesia, Adele riesce a capire chi è davvero sua amica e chi invece no, perché lei con quella poesia riesce, e questo credo che a tutti noi lettori e lettrici succeda, e quando succede è sempre qualcosa che sprigiona meraviglia, di poter dire attraverso le parole di un altro, di un'altra persona, qualcosa che lei sente. Tanto è vero che lei dice: mi dispiace che questo Giovanni Pascoli sia morto, perché vorrei parlargli, vorrei dirgli che lui è riuscito a dire quello che io appunto volevo dire. E questo è possibile proprio perché Pascoli ha il fanciullino interiore, cioè Pascoli scrive dando ascolto a quella voce infantile che tanti altri scrittori severamente e per una malintesa idea di maturità tendono invece a Reprimere. sopprimere, a reprimere e a tirare fuori appunto soltanto in senso paternalista. E invece Giovanni Pascoli no, poi è un poeta a cui io sono molto affezionata, anche perché visse per qualche anno a Messina, insegnò a Messina e quindi c'è anche un passaggio nella mia città negli anni che precedettero tra l'altro il terremoto, quindi visse una Messina ancora sfolgorante e poi appunto perché se ci si interessa di infanzia e di come necessariamente gli adulti hanno raccontato l'infanzia, Pascoli è un incontro che non puoi non fare. Io non mi aspettavo di arrivare, cioè che il livello salisse fino a Pascoli, ma me la sono andato a cercare ed è esattamente così. Senti, tu ovviamente hai abbastanza, ti capita di incontrare, non so se adesso online l'hai fatto anche, no? Di incontrare le classi, di incontrare, i bambini, ma non so come dire, ti risulta questa urgenza politica sulla scuola in quanto luogo di formazione, non solo perché le cose, cioè la mia impressione è che un sistema precario sotto pressione è imploso in se stesso, e questo va bene, però come dire, sì, rimettiamola insieme, ma non in maniera, cioè non attaccando i cocci uno all'altro, ma con una minima, anzi massima, progettualità, e appunto ti risulta questa urgenza come della scuola come centro di una possibile ricostruzione? Molto, perché ho incontrato le classi online, ovviamente. Ogni volta che ho fatto degli incontri, ho ringraziato gli insegnanti per il modo in cui hanno attraversato questo anno, per il modo in cui si sono trovati necessariamente a fare i conti con quella
che è, diciamocelo, una grandissima limitazione dell'esperienza scolastica, perché l'esperienza scolastica è l'esperienza dell'alterità. In quel tratto di strada che i bambini percorrono, e i ragazzi anche gli adolescenti ovviamente, per uscire da casa e andare a scuola, c'è la consapevolezza di lasciare un universo di regole e incontrarne un altro, migliorativo, peggiorativo, questo è secondario. Quello che per me è l'allenamento fondamentale della scuola, io vengo da una famiglia di insegnanti, per cui diciamo ho veramente un rispetto sacro per la scuola, mia nonna era una maestra, i miei genitori sono, insomma, mia madre insegna all'università, mio padre insegnava al liceo quando era vivo, i miei zii insegnano alle medie, al liceo, ai studi superiori, ho visto davvero tutte le esperienze scolastiche, andavo a scuola con mia nonna quando era maestra e persino io bambina piccolina che andavo appunto e frequentavo le sue classi, vivevo questa sensazione di essere altro, addirittura lo vivevo su mia nonna che a casa era la nonna, poi quando mi portava con sé a scuola, perché allora insomma si usava così un po', si poteva fare, mi imbucavo clandestinamente in queste sue classi delle elementari, anche di bambini più grandi di me, mia nonna smetteva di essere nonna e diventava la maestra per qualche ora. E questa era un'esperienza fondamentale per me anche per il riconoscere i ruoli che mi sono portata dietro in tutta la mia esperienza scolastica. Cioè, entrando in classe, entrando in una scuola, un ragazzino vive un'esperienza che ribalta le regole che conosce a casa. Ma anche il fatto che se non ha libri a casa può incontrarli a scuola, o viceversa, che può vivere anche a casa un ambiente più illuminato di quello magari che trova a scuola se trova degli insegnanti più conservatori, questo è fertile per la crescita di qualcuno, perché ti insegna che devi fare i conti, devi rapportarti con un mondo che non somiglierà sempre necessariamente alle norme che hai imparato nella tua famiglia, nel bene e nel male, nel bene e nel male, torno a ripetere, quindi anche perché io per esempio sono molto contraria a tutte queste ingerenze dei genitori nella scuola, anche quando si sentono e magari sono dalla parte dei giusti, però i genitori dovrebbero farsi un po' da parte, certamente magari guardare, osservare cosa accade a scuola, ma lasciare anche che i ragazzi vivano le loro esperienze. Ora, tutto questo con la DAD inevitabilmente viene meno, quindi è molto più difficile senz'altro seguire i programmi, tutto quanto, ma per me quello che mi saltava sempre agli occhi era che la vera difficoltà è la mancanza di alterità che ai ragazzini è stata ovviamente imposta per un motivo, insomma, direi necessario, cioè la pandemia. Ed è secondo me su questo che si è ragionato poco, no? Ci siamo concentrati un po', il dibattito pubblico si è un po' concentrato su come arrivare alla fine dei programmi. Certo, è importantissimo, ma il vero problema era l'incontro e anche gli scontri, lasciamelo dire, è quello che era un problema. D'altra parte è stato tenero e anche, come dire, bello poter avere queste finestre, no, su classi che ovviamente poi io non conoscevo, dove vedevi le varie diversità, il genitore dietro che stira, appunto l'animale domestico, e vedi anche le disuguaglianze sociali, i ragazzini che hanno la stanza tutta per loro e quelli che fanno i compiti e la DAD in una stanza dove passano e spassano gli adulti, e ti accorgi anche di quello che succede a casa quando semplicemente tu puoi dare un giudizio su hai fatto i compiti o non hai fatto i compiti, ma forse a volte ti scordi del contesto che un ragazzino ha a casa. A volte non fare i compiti significa non avere lo spazio, il tempo, il contesto familiare per fare i compiti. Lo sappiamo tutti in teoria, però vederlo in pratica era un'esperienza. Tanto è vero che io a volte, che appunto non sono un insegnante, anche se è una cosa che per qualche anno ho fatto tanti anni fa, però che ho questo spirito di osservazione, soprattutto nei confronti delle relazioni familiari, soprattutto nei confronti dei bambini. Io a volte mi perdevo le domande che mi facevano o appunto le cose che mi dicevano sui libri, perché ero ipnotizzata dal guardare i contesti e dal ragionare su quei contesti. È stato interessantissimo e devo dire anche un po' doloroso, proprio per i motivi che ti dicevo. Sì, tra l'altro, appunto, diciamo, io ho fatto un po' di incontri, ma ho anche assistito alla DAD, dei miei figli e io sono molto fortunato, le insegnanti di tutti e tre i miei figli sono particolarmente brave, ma
facevano, in quelle situazioni io vedevo un lavoro veramente straordinario, una pazienza, appunto avere di fronte 25 ragazzini in video e con una tranquillità, una costanza, una presenza, una forza d'animo, queste insegnanti che gestivano la situazione. E noi diamo per scontato il lavoro delle insegnanti, ma non è scontato neanche un po'. Senti, io vorrei chiederti se hai qualche appunto, come dire, spunto letterario, qualche idea letteraria per ragazzi o anche non classici, non so, che possa, come dire, darci uno spunto, uno stimolo ora non ti avevo preparato a questa domanda, ma mi è venuta in mente mentre parlavamo, no? Qualche punto di riferimento, qualche segreto da letterario da interrare dopo Pascoli, ovviamente, che adesso tutti quanti ci andremo a Allora, vorrei rileggere, se non parlarti. direttamente nel tuo libro, comunque ce No, l'andremo no, a leggere. parliamo di altro, parliamo di un patrimonio comune, la fiaba, che so piacere molto anche a te, interessare molto anche a te. E partiamo da qualcosa che è successo un paio di settimane fa, quando è scoppiato un putiferio intorno al bacio di Biancaneve, no? Quel bacio, secondo cui il principe risveglia Biancaneve, e chiaramente trattandosi tra l'altro di un episodio successo in un parco Disney, in cui appunto, se qualcuno ha detto, devo dire anche abbastanza ironicamente, in maniera secondo me non del tutto folle, che questo bacio visto con gli occhi di oggi poteva sembrare una molestia. Adesso io lo dico sorridendo e spero che nessuno pre mi prenda sul serio, perché qui non si vuole cancellare niente. E vedere, l'ho detto, l'ho scritto, l'abbiamo detto anche nel libro nostro insieme. Certamente vedere le fiabe con gli occhi della cronaca è terrificante, perché altrimenti dovremmo proibire tutto, dovremmo proibire anche appunto la lettura di fiabe in cui i genitori abbandonano bambini nel bosco, oppure orchi che mangiano, che divorano piccole creature. Insomma, ovviamente ogni fiaba contiene una quantità di simboli talmente alta e talmente feroce, e proprio perché è feroce e preziosa che ce la dobbiamo tenere stretta. Sì, Però, a mio avviso, scusa, sì. una rapida parentesi, mi viene da pensare che è esattamente l'opposto di quello che normalmente bisogna fare, cioè non vedere le fiabe con gli occhi Certo. della cronaca, ma vedere la cronaca con gli occhi Per del. esempio, quello è utilissimo e sarebbe utilissimo, e purtroppo molti alunni e molti adulti non lo fanno. Però quello che mi fa sorridere dall'altra parte, proprio perché ho una visione così libera, penso di poterlo dire, è anche l'automatismo di chi sta cominciando a difendere tutto in nome della tradizione. No, questo non si tocca perché, questo non si tocca perché. Allora, se si vanno a leggere tutte, e questo davvero è un segreto, andiamo a leggere le versioni originali delle fiabe. Nei Fratelli Grimm non c'è traccia del bacio del principe, in Calvino e in Giricoccola non c'è traccia del bacio del principe. Il bacio del principe è stato inventato legittimamente da Walt Disney nel 1937, quindi è l'invenzione di un animatore e imprenditore americano in un determinato periodo storico, per, credo di poterlo dire senza offendere nessuno, anche un po' proporre una versione del mondo, a volte in alcuni cartoni più riuscita, a volte in altri meno riuscita. Sappiamo tutti aver fatto Disney, anche nella sua grande opera di appunto di popolarità, una normalizzazione, un appiattimento dell'elemento folle delle fiabe, che peraltro viene da una lunga tradizione di appiattimento, perché persino quelle che a noi sembrano gotiche, oniriche, fiabe dei Fratelli Grimm sono molto normalizzate rispetto alle prime versioni, no? Nelle sette versioni dei Fratelli Grimm, e questo il saggio Chi ha paura dei Fratelli Grimm di Jack Zipes lo spiega benissimo, c'è stata dall'oralità alla scrittura una progressiva normalizzazione. Allora a me veniva da sorridere, perché dicevo, vedevo a un certo punto in questi putiferi che ogni tanto si scatenano, dove tutti urlano in superficie, nessuno va in profondità, no, ma il bacio del principe è nella nostra tradizione. Beh, no, non è affatto nella nostra tradizione, né in quella appunto che direi la più autorevole, perché è quella dei Fratelli Grimm, né tantomeno in quella italiana arrivata dopo quella Disney. Il bacio di Biancaneve non c'è. Allora, il segreto che io vorrei disseminare a chiunque parli di fiabe è studiarle, andarle a leggere davvero, ma non la versione, sì, è bella la versione che noi pensiamo, immaginiamo, cuciamo, anch'io faccio grandi opere di riscrittura, ma andare proprio a leggere gli originali, perché si scopriranno dettagli che le versioni più normalizzanti, magari anche quelle appunto
del visivo, dell'audiovisivo, del cinema, si scopriranno dei dettagli che lì sono stati completamente appiattiti. E guardate, questo è davvero un segreto che poi basta fare un gesto, so, un po' vintage, che è aprire un libro, è un po' l'equivalente di sussurrare alla terra oggi, una cosa un po' strana, però se uno apre un libro poi può partecipare al dibattito anche in maniera un po' diversa. No, e tra l'altro mi sembra che questo comporti un'ulteriore, come dire, attenzione, necessiti di un'ulteriore intelligenza molto, molto preziosa, cioè quella di constatare le possibili normalizzazioni, come le chiami te. Cioè, no, quando diciamo del tipo di scrittura che per quell'ambito ci accomuna, no? Di prendere delle fiabe o dei miti, no? E riproporli, ognuno fa, magari a te i baci non ti piacciono e non gliela faresti baciare, ma non c'è niente di male all'idea che invece Disney, come dicevi, no? E però questo Certo. comporta appunto una lettura del mondo, con il mito, la fiaba a monte, no? Con la sua nuvola di simbolizzazioni, come dicevi, che ti permettono ogni volta di rileggere. Ed è giusto che adesso uno scrittore si ponga il problema se quel bacio possa essere in un qualche modo interpretato, Infatti. vissuto, visto come una molestia. Magari volendo comunque tenere il bacio, perché ci piacciono i baci, Ma però senz'altro, lo ma io... scriverebbe con un'attenzione maggiore, ma questo è frutto E del questo è perché cambiano i tempi. Nelle prime edizioni dei fratelli Grimm, i nani non davano a Biancaneve nessun compito su come dovesse tenere la casa. Noi dicevano semplicemente: noi andiamo a lavorare, tu resta qua, ma anzi, stai attenta a chi apri, non ti fare del male. Piano piano che le fiabe andavano verso una componente un po' pedagogica, perché dall'essere patriarcale. nell'oralità del popolo dovevano diventare lo strumento di educazione dei figli dei ricchi, i nani hanno cominciato a dire: lava, stira, stendi, sistema, e quella povera Biancaneve è stata caricata di tutti questi compiti. Non soltanto non c'è niente di male, ma qui non si tratta, non è neanche il rispetto dell'autorialità, che pure ci possiamo porre, perché se noi vogliamo attualizzare Shakespeare, qualche problema magari ce lo poniamo. Fermo restando che a me piacciono molto gli esperimenti in cui, senza toccare il testo, si crea un contesto contemporaneo, come può essere stato per esempio per il Romeo e Giulietta, anche più pop, quello con Leonardo DiCaprio, che a me piace sempre moltissimo, perché il testo è filologicamente perfetto. Perfetto, e cambia quello che noi vediamo, e quello non ci vedo niente di male, ma insomma, quelli sono gusti. Però le fiabe, parlare delle fiabe con quel senso di autorealità è un po' strano, perché le fiabe in realtà sono migranti e rispecchiano lo spirito dei tempi. Cioè, domani, se va in scena una Cenerentola queer, va bene. Se il bacio tra il principe e la principessa è tra due principesse oggi, forse va bene per lo spirito dei tempi, no? Però fermo restando anche il diritto di difendere altre versioni. La verità è che poi nelle fiabe si afferma un po' di più in quel momento storico quella che per vari motivi riesce a essere più popolare, e senza dubbio nel 1937, un po' per i suoi strumenti, un po' perché il clima era anche quello restaurativo, la fiaba disneyana si è imposta e ha ancora adesso la sua lunga ombra, non è da buttare. È soltanto da contestualizzare, e quindi magari la possibilità di dire: si va avanti, facciamo anche altre versioni, magari andiamo a recuperare oggi quello che nell'Ottocento poi piano piano si andava a sotterrare, forse è un'operazione che è fatta con criterio, ha un senso. Ecco, io penso che l'approccio alle fiabe, che sono patrimonio davvero di tutti e di tutte le culture e anche di tutti i narratori di fiabe, dovrebbe essere un po' questo, non escludente, ma anche molto aperto ad assorbire lo spirito dei tempi. Che è la più profonda qualità della letteratura, no? Cioè, la fiaba è una cosa, Shakespeare o Dante, no? In quanto massimo livello raggiungibile dalla letteratura, è già però un'altra cosa, il nostro quotidiano, nostro di autori, diciamo, scrivere è un'altra cosa ancora, cioè bisogna Esatto. distinguere. Ma questa forza che tu riconosci, che tu evidenzi della fiaba come molteplicità di letture, di interpretazioni, di adattamento, penso possa essere davvero la risorsa su cui andare a puntare, proprio la risorsa cognitiva, di intelligenza, di attenzione su cui andare
Appuntare. Vabbè, a me mi viene in mente che ogni volta che ci mettiamo lì a parlare io e te vengono fu sempre fuori delle cose molto belle e interessanti. Meno male, Ne sono concordo. fiero. Io penso, potremmo andare avanti ovviamente per ore, ma penso che possa bastare così. Ovviamente questo non esime, questo incontro virtuale non esime dal ritrovarci il prossimo anno a Bologna, quindi sei già invitata, troveremo il modo di farne uno dal vivo, Con spero. moltissimo piacere, sempre. Ti auguro una buona scrittura allora, da qui Altrettanto, al Giovanni. prossimo anno. Altrettanto, Giovanni, sia che tu stia lavorando a qualcosa per ragazzi o a qualcosa per adulti, o come sospetto a entrambe, buona scrittura. Grazie mille. Grazie a tutti e a presto.